Bene, carissime fratelli e sorelle, per chi non era qui all'inizio, quando abbiamo iniziato, intanto un buon Natale, nuovamente, perché questo spirito di Gesù bambino possa nascere e rinascere nel nostro cuore attraverso le nostre gesta, il nostro amore, la nostra carità, il nostro perdono, la nostra ricerca della sapienza, le nostre domande a chi è più avanti di noi e le nostre risposte a chi è più indietro di noi. Questo spirito di Gesù bambino, ecco, che possa veramente nascere nella nostra vita, questo spirito di verità. Questo è il saluto iniziale. La liturgia oggi ci parla di Santo Stefano. Santo Stefano, proto martire, cioè il primo martire, ecco, dopo la nascita di Gesù. Quindi oggi faremo una breve riflessione tra Gesù e Santo Stefano, tra gli accusatori di Stefano e San Giuseppe. Che ci c'entra, uno potrebbe dire, San Giuseppe con gli accusatori di Stefano? Ora vediamo. Intanto Gesù e Santo Stefano. Gesù e Santo Stefano, stamattina, per chi ha fatto l'ufficio delle letture, abbiamo letto che San Fulgenzio dice che ieri è nato Gesù scendendo dal cielo, quindi questa grande carità che si incarna, e oggi la carità di Stefano, che si fa ammazzare per dire la verità, nasce, ecco, al cielo Stefano. Quindi il soldato che già imita il padrone per insegnarci che dobbiamo essere staccati da questa vita come Gesù bambino, così anche disposto a stare in una stalla, come diceva ieri il vescovo, in una stalla è bello, che bello, c'è il bue, c'è l'asinello. Ma chissà quante persone hanno fatto mai questo pensiero che ieri ha fatto il vescovo Stagliano, l'amministratore apostolico. Cioè, ma se già è difficile un cagnolino educarlo e non fargli fare la pipì dentro, ha voglia che gli prendi il musino, prima che lo impara passa un po' di tempo. E l'asino e il bue che fanno la cacca e la pipì vicino a Gesù, chissà che odorino che c'era nella stalla. Ecco, Gesù nasce in mezzo a questa schifezza, più che bellezza del presepio, è veramente brutto da guardare, per chi ha fatto l'esperienza della povertà sa che cos'è stare con le vacche, con il bue, con gli asinelli, con i porci, con le pecore, non è un bell'odore. Però Gesù nasce nella stalla di questo mondo, perché proprio la puzza più grande è quella del peccato. Perché magari con la cacca degli animali si può fare anche il concime, ma col peccato non si fa proprio un bel niente, anzi, il peccato ci rovina se noi ripetutamente pensiamo di confessarci direttamente con Dio e non col sacerdote. I peccati non vengono levati, non vengono lavati, non vengono tolti. Quindi chi vuole svuotare la grotta del proprio cuore, la vuole ripulire, all'ingresso, se voi ci fate caso, quando si entra sulla destra ci sono due confessionali, confessionale, per ricordarci la confessione doppiamente quanto è importante, perché altrimenti se Gesù lo facciamo sempre nascere in questo luogo sporco, ma lui è venuto per pulirlo se noi vogliamo, ecco, seguirlo. Quindi Gesù è vero che ieri è nato. In questa, cioè ieri è nato 2000 anni fa, ma nasce, ecco, con la ripetizione della liturgia, con la ripresentazione, ecco, nell'altare, per insegnarci a noi come seguirlo. Ma Gesù anche muore fisicamente, e quando muore Gesù cosa dice? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Significa che se uno non sa quello che fa, il perdono arriva, ma se uno sa quello che fa, è in pericolo. Fare del male volutamente è proprio brutto. Infatti Gesù dice, se tuo fratello si pente, tu perdonagli. Quindi Gesù invoca il perdono verso anche gli uccisori perché non hanno capito con chi hanno a che fare. Non hanno capito a chi stanno ammazzando. E quindi il perdono di Gesù è così grande che ci insegna a perdonare anche chi ci ammazza, chi ci ammazzerebbe, anche fisicamente. Stefano è cristiano, oltre che diacono. Ed è imitatore di Gesù. Quando si vede le pietre arrivare addosso, immaginate qualcuno che vi prende o ci prende a pietrate, che ti arriva una pietra in testa, che male. Io l'ho avuto una pietra in testa quando ero piccolino, così, una cosa così, mi arrivava lui, pff, in testa. Ed era così, immaginate una pietra più grande. E lui prima di morire dice, Padre, non imputare loro, Signore, non imputare loro questo peccato. Perché neanche loro sanno quello che fanno, perché questi pensavano di essere nel giusto, perché erano persone osservanti, o pseudo osservanti della legge, pensavano di poter osservare la legge.
Allora, qui abbiamo detto l'un per mille di quello che si potrebbe dire tra Gesù e Santo Stefano. Ora vediamo tra gli accusatori di Santo Stefano e San Giuseppe con Maria. Quindi Giuseppe si vede la promessa sposa incinta, senza che lui l'ha conosciuta fisicamente. E allora gli viene in mente di lasciarla perché si sente tradito, anche se Maria non ha fatto nulla. Però anche Giuseppe, soprattutto lui, era osservante della legge. Quindi poteva giustamente prendere delle pietre e essere il primo per lapidare la Madonna insieme agli altri, come hanno fatto i farisei e questi libertini, alla fine, cirene, eccetera, di ammazzare a Santo Stefano. Ma Giuseppe non punta il dito, come è scritto nell'Apocalisse, fa il contrario. Nell'Apocalisse è scritto: è stato precipitato l'accusatore, colui che accusava i nostri fratelli, davanti al nostro Dio giorno e notte, ha fatto questo, ha fatto questo, ha fatto questo. Signore, ma quello ha fatto questo, Signore, ha fatto... E sembra pensare là come accusare l'altro, invece di pensare come aggiustare l'altro. Ecco, allora Giuseppe ama Maria, anche se pensa che gli ha fatto le corna, e quindi cerca di licenziarla in segreto. Al Signore è piaciuto questo modo di pensare di Giuseppe, e lo premia con una visione in sogno e gli dice: Giuseppe, non ti preoccupare, quello che hai generato in Maria è opera dello Spirito Santo, non temere di prenderla con te come tua sposa. E passo passo Giuseppe viene guidato a salvare persino la vita fisica di Gesù, e gli dà anche il nome, gli dice l'angelo in sogno, persino il nome che deve dare a Gesù, al nostro Salvatore. Invece questi qua, a questi disgraziati che l'hanno ammazzato, che veramente, padre perdonali perché non sanno quello che fanno, come fanno a ammazzare uno come Stefano, che gli ha parlato prima, se voi leggete gli Atti degli Apostoli, gli ha citato le scritture alla perfezione, gli ha ricordato alla fine le profezie di Gesù, le cose dette prima e avveratesi in Gesù, e solo perché dice: io contemplo la gloria di Dio e Gesù è alla destra del Padre, lo ammazzano a pietrate. Così hanno fatto con Gesù, perché Gesù dice che vedrete il figlio dell'uomo sedere alla destra del Padre, che si fa figlio di Dio, e Gesù gli dice: scusate, ma ve la prendete con me che io dico che sono figlio di Dio? Ma come? La scrittura che dice che voi siete dei perché ascoltate la scrittura, e ciò che è scritto, e la scrittura non può essere annullata. Non vi lamentate, la scrittura dice che voi siete dei divini e nessuno vi accusa. Io che dico che sono figlio di Dio, scusate, mi volete ammazzare. Allora chiediamo veramente al Signore di riflettere prima di fare le cose, di riflettere prima di sparare sentenze, prima di sparare colpi duri contro le persone. Certo, se è sotto gli occhi di tutti, allora uno, se vuole bene il fratello, gli deve fare la correzione fraterna. Ma la correzione fraterna si fa non per ammazzare, ma per correggere, per aiutare, per salvare il fratello, per guadagnare, dice Gesù, il fratello. Altro che guadagni una pensione, guadagni un fratello, una sorella. Allora cerchiamo di imitare Gesù attraverso l'esempio dei santi e Santo Stefano, cerchiamo di imitare San Giuseppe, quindi imitiamo Gesù attraverso le gesta dei santi, con le nostre gesta. Ratzinger, più volte lo sto dicendo in questo periodo, dice che Gesù si fa carne con la nostra carne, con i nostri gesti, con la nostra imitazione, con la nostra vita, con la nostra somiglianza alla vita, al pensiero, ai fatti di Gesù. E così attraverso i santi noi possiamo imitare Gesù, e gli altri possono vedere Gesù bambino in noi, altro che statue. Queste sono solo segnali, segni per farci ricordare come dobbiamo essere, come un bambino che dice alla mamma: perché questo, perché quest'altro, e poi quando capiamo possiamo agire di conseguenza. E poi, più che imitare i farisei ottusi, dice Stefano, chiusi d'orecchio, bloccati col cervello completamente, perché gli apostoli, Gesù dice, tardi e lenti di cuore nel credere alla parola. Sono lenti, ma meno camminano. Ma queste sono bloccate. Perché il Signore non ci dia, eccola, non permette la disgrazia di ammazzare nessuno con la bocca. Quando qualcuno si confessa, si può spiegare bene almeno nei 10 comandamenti. Quando è arrivato al 5° comandamento, dove c'è scritto non uccidere, non ci hanno ammazzato nessuno. E chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? Tu sei come queste persone, se dici pazzo a una persona, tu assomigli. Io assomiglio, noi assomigliamo, loro assomigliano a questi qua che hanno ammazzato Santo Stefano.
Ecco, allora chiediamo al Signore la grazia di pesare le parole, perché come dice la Scrittura, chi parla senza riflettere, Proverbi 12, trafigge come una spada. E Sant'Agostino dice che la spada della lingua è più pericolosa della spada di ferro. La spada ne può ammazzare uno, due, tre, ma la spada della lingua può far cadere una nazione intera. Pensate alla guerra in Ucraina, basta che uno parla, che cosa succede? Allora, Signore Gesù, dacci la grazia di imitarti in te, Gesù bambino, fino a Gesù morto crocifisso, per poi, ecco, arrivare alla gloria di Gesù e imitare anche Santo Stefano, al punto da dire: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Padre, non imputare loro questo peccato. Allora la gente che ci vedrà a noi, che perdoniamo pure chi ci vuole male, si stupisce e cambia. Sei intelligente, sei ottusa, pazienza, preghiamo per loro. Sia lodato Gesù Cristo.